Non solo le nostre mani sono in grado di disegnare, ma anche la nostra mente. Non è bella la libertà nel pensare? Né disegnare con la mente? Di immaginare mille cose che la ricollegano a te. A volte magari non dici quello che pensi e credi che questa idea sia solo tua. Guarda il cielo. Vedi nuvole uguali? Sono tutte diverse. Come un enorme dipinto. Attaccato ad un soffitto infinito. La mente associa le immagini che vede ai propri ricordi. Tu hai mai sognato? Io sì, un sacco di volte. Non sempre sogni belli. E, come l'arte, questi sogni sono un disegno della nostra mente. Sono dei piccoli film che la nostra mente produce. E quando sogniamo, ci emozioniamo sempre. Guardare un'opera e immaginarsela reale. Non è forse un grande sogno? Non è forse un viaggio in un mondo tutto nuovo? Non è forse un viaggio in noi stessi? Un viaggio nel proprio passato? Un viaggio in parte di noi che nemmeno sappiamo di avere. Non è forse un viaggio per conoscere meglio noi stessi? Ed esplorare la nostra anima? Si può capire chi ti sta accanto guardando un'opera? Ci possono essere mille perché. Ma nella mia mente non cambierà mai nulla. E il mio disegno non vuole correzioni. E non vuole correggere il tuo. Uno stesso quadro ha molte storie da raccontare. È fatto di favole e di drammi. Di sudore e tempera. Di fatica e soddisfazione. Un'opera ci racconta una storia. La